vecchio castello vive un conte dimesso con 2000 ricordi, ormai parla da solo e gli capita spesso sempre una sigaretta fra le dita ingiallite. Una macchina arriva, lascia pacchi e bottiglie e poi se ne va. Il paese è in festa, due sospiri più in là, ma i ricordi son troppi ed il conte ingiallito da solo se ne sta. In un altro paese c'è una donna simbolica, con un figlio da crescere, un uomo impegnato a cercare l'America. Vive un mondo di sogni e speranze virtuali, aggrappati ad un filo i suoi giorni che passano uguali. E se qualcuno fa festa, un sorriso più in là, lei neanche s'accorge, colleziona promesse, da sola se ne sta. In un viaggio improbabile, su una barca ferita, ci sta un giovane uomo che guarda curioso, la sua vita è salita. Affamato di tutto, spaventato da niente, i suoi occhi hanno visto già il diavolo sorridere in mezzo alla gente. E lui si aspetta una festa, qualche mare più in là. Intanto guarda l'orizzonte, si rannicchia in un angolo e da solo se ne sta. In un attico in centro c'è un attore famoso, sotto casa l'aspettano un fotografo, un cane e un marito geloso. Lo vedrai in copertina con la faccia felice, ma nella sua strana vita la solitudine fa da cornice. E quando è giorno di festa, lui festa farà, apre un'altra bottiglia, poi raggiunge il divano e da solo se ne sta. Du-d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 u